anche quest'anno ormai siamo abituati di questa, in questo mese e in questo fine settimana ad essere qui per questa inaugurazione. Per noi è un'iniziativa estremamente importante che era incominciata, non dico quasi per gioco perché le cose non si fanno mai per gioco, però era una cosa che avevamo cominciato in maniera molto meno importante di come si è evoluta nel corso del tempo, ma penso di poter dire tranquillamente che l'iniziativa di quest'anno sarà un'iniziativa completamente diversa rispetto a quella degli anni precedenti. Sarà diversa perché ci sono dei percorsi completamente differenti, ci sono delle iniziative, delle manifestazioni completamente differenti che occuperanno interamente la giornata di oggi e la giornata di domani. Per cui credo che chi verrà quest'anno ad Arti in Rocca resterà sicuramente, credo, felicemente sorpreso. Partiti, è vero, quasi per gioco, proviamo a fare un'iniziativa che possa dare spazio a forme di artigianato artistico un po' particolari, un po' di nicchie. In realtà negli anni è diventata un evento che è sempre più grande, sempre più largo, che coinvolge sempre più espositori, sempre più persone, sempre più visitatori. Credo che dobbiamo andare avanti in questa direzione. Quest'anno il programma si è fortemente rinnovato e abbiamo detto, quando siamo partiti con la programmazione di quest'anno, proviamo a mettere fuori qualcosa fuori dalla rocca che possa far capire a chi passa che c'è una festa. Devo dire che la festa che c'è fuori dalla rocca è degna della festa che c'è dentro la rocca, quindi di fatto il lavoro che è stato fatto è straordinario, perché in poco tempo, ma con grande entusiasmo, il CNA e le ragazze che hanno lavorato in questa iniziativa qui sono riusciti a mettere in piedi una manifestazione che merita davvero di essere visitata, di essere apprezzata, di essere sostenuta, e mi auguro che possa continuare anche negli anni prossimi. Sempre un piacere ed una suggestione straordinaria entrare in questo scrigno, in questa stupenda rocca. Sembra davvero di entrare, di scoprire il coperchio di uno scrigno e scoprire all'interno i suoi tesori, che oggi non sono solo le bellezze che questo contenitore ha in sé, ma sono anche tutto quello che i nostri bravi maestri, i nostri artigiani, i nostri espositori sono riusciti a mettere a disposizione di questa comunità, una comunità che in questi giorni si fa più ampia con i tanti visitatori che ci auguriamo siano ospiti di Fontanellato, e credo siano accolti nel modo migliore, delle bellezze fatte di storia, fatte di cultura, e delle belle cose, delle buone cose, delle piacevoli cose che mettono a disposizione i nostri maestri, con la capacità, con l'inventiva, con la maestria dell'artigianato di questo territorio, che come CNA vogliamo continuare ad esaltare, a mettere in evidenza, perché sono davvero una bella vetrina di quello che le tante imprese di questo territorio sanno fare e che questi artigiani, questi maestri del saper fare, meglio di tutti gli altri sanno mettere in evidenza. Crediamo davvero che sia, lo diceva bene il sindaco, un ottimo abbinamento, quello delle cose che un'amministrazione brava, capace, volontarosa di mettersi a disposizione vuole fare, con quello che noi, l'economia, quel bel pezzo di economia che rappresentiamo in questo territorio, vuole altrettanto mettere a disposizione. Un connubio ideale
arricchito dalle tante iniziative collaterali, il piacere della musica che si udiva alle nostre spalle era il compendio ideale di questa, di questo bel weekend che sono certo a Fontanellato si trascorrerà in questi due giorni. Buonasera a tutti, benvenuti qui a Fontanellato ad Arte in Rock. Adesso è arrivato il momento più glamour di queste due giornate dedicate agli artigiani con la sfilata a loro dedicata. Su questa passerella sfileranno delle bellissime modelle con altrettanti bellissime creazioni.